Sì, a tutti ragazzi e ben ritrovati a un nuovo episodio di The Town of Light. Siamo sempre qui all'interno del fatiscente manicomio di Volterra nei panni della nostra René. E proprio su questo volevo un attimo riflettere, ragazzi. Forse ci sono arrivato un po' tardi, dato che siamo arrivati ormai al quarto video, ma allora sappiamo che la nostra protagonista è stata ricoverata in clinica che aveva più o meno 16 anni ed era il 36, mi sembra, quando è stata ricoverata. Quindi comunque, se adesso ci stiamo addentrando in questo manicomio nel 2016, la nostra protagonista dovrebbe essere parecchio, parecchio vecchia, parecchio anziana, insomma. E invece, dalla voce sembra ancora giovane e anche dalle mani. Avete presente comunque quando prende gli oggetti, prende la bambola, sposta la sedia? Dalle mani sembrano le mani di una giovane ragazza. Quindi questa cosa è parecchio strana. È parecchio strana anche il fatto che comunque, diciamo, sia stata rilasciata così, però vediamo che non sta troppo bene. Insomma, è parecchio strana questa situazione. Ci ho riflettuto solo adesso, forse avrei potuto pensarci un attimo prima, questa stranezza, anche abbastanza evidente, però la voce è assolutamente quella di una persona molto giovane. Allora, comunque, dobbiamo andare nel reparto semiagitate. Se non sbaglio, che dovrebbe essere questo qua. Sì, ok, direi decisamente di sì, dato che le porte si sono Quando c'era spalancate da troppa sole. confusione, chiudevano tutte le finestre e la porta. Spengevano le luci ed era il buio completo. Qualcuna si addormentava, qualcun'altra forse cessava di vedere i propri fantasmi e tornava un po' di pace. Avete sentito, ragazzi? La voce della protagonista è una voce assolutamente molto giovane, per cui dovremo indagare su questa stranezza. Possiamo utilizzarla come base per farci qualche congettura, qualche teoria sul titolo. Intanto apriamo un po' di finestre, va bene che tenevano tutto chiuso per avere un po' di pace dai propri fantasmi. Questo gioco mi dà una sensazione strana, ragazzi. Sapete che spesso dico: ah, non vedevo l'ora di continuare a giocare questo titolo, piuttosto che ho registrato più video consecutivamente perché non riuscivo a staccarmi. Di solito è così, ed in effetti quando registro video consecutivamente è così anche per questo gioco. Tuttavia, quando poi spengo, non è che abbia poi tutta sta voglia di rigiocarci, ma non perché il gioco non mi piaccia, ma perché mi disturba. Stamattina mi sono alzato, era una bella giornata di sole, tutto va bene. Perché devo rituffarmi in questo ambiente, in questo luogo disturbante? Però vuol dire anche che il gioco sta facendo il suo, perché con altri titoli, magari più marcatamente horror, non mi accadeva questo. Quindi significa che sta effettivamente creando delle forti sensazioni di disagio in me, a tal punto che, insomma, rituffarmi in questo manicomio non è proprio la prima cosa che mi viene in mente di fare, nonostante sia molto curioso di sapere come va avanti il gioco. E sono anche curioso di sapere se effettivamente questi graffiti, questi murales, hanno qualcosa a che fare, perché non penso siano troppo casuali. Dunque, qui cosa abbiamo? Questa è la macchina per l'elettroshock, mi sa. Eh sì. Chiaramente possiamo solo esaminarla. Tutti questi sono documenti, comunque. Shock, sì, assolutamente. Tensione, cuffia, interlinea, secondi, mamma mia, ragazzi. E qua cosa abbiamo? Un foglio. Monte Foscoli, 20 dicembre 1941. Egregio signor direttore, la prego di darmi notizie dell'ammalata Renetti, mia figlia. Come lei si trova? Ho scritto più volte a mia figlia senza avere risposta. Mi trovo ad essere preoccupata ed essendo da lungo tempo ammalata, non sono nelle condizioni di poterla venire a visitare. Mi farà la compiacenza di farmi sapere se e quando sarà possibile portare mia figlia a casa con me. La saluto distintamente, Ada T. Sottoporre all'attenzione del dottor C per valutare possibile dimissione della paziente. Ok, forse sono stato un po' troppo frettoloso nel giudicare i parenti, in questo caso la madre della nostra protagonista. A quanto pare, in effetti, ci teneva in qualche modo a lei.
Il problema è che molto probabilmente questa lettera non è mai stata consegnata a René. Piuttosto triste. Però mi sembrava anche, ora dovrei rivedermi i vari filmati, che nel primo filmato la nostra protagonista fosse spaventata in qualche modo da sua madre. Allora, qua ci sono delle incisioni sotto il collo. Beh, qua abbiamo esplorato, quindi probabilmente non è qua che dobbiamo. Che dobbiamo andare per proseguire. Ah, ok, c'è una stanza anche qui. Anche questi murales, questi graffiti. Sembrano dei conigli. Non lo so, penso che non siano disegnati così per caso. Sentite gli urli. Il punto è che non so cosa devo fare per andare avanti. Mamma mia. Sembrano anche infantili come grida. Probabilmente molte delle pazienti regredivano a uno stadio molto infantile per via dei trattamenti subiti, anche dei traumi. Tra l'altro questo manicomio era esclusivamente femminile. Ah, forse. No, ok, queste sono impalcature su cui siamo passati un paio di video fa. Abbiamo anche acquisito il trofeo, ma cosa dovremmo fare secondo voi? Cerchiamo la stanza di René nel reparto semi agitate. La stanza di René deve essere per forza questa. Perché tutte le altre sono chiuse. Va detto qualcosa in merito a chiudere le finestre, spengere le luci per far cessare le grida. Proviamo. Può darsi che fosse un indizio. Quale finestra effettivamente ce le fa chiudere? Sì, forse è la cosa giusta da fare perché. Vediamo un attimo. Sì, ok, va bene. Molto carino il fatto che gli enigmi vengano guidati dalla voce della Mettiamo la protagonista. camicia di forza. Ti facevano la doccia gelata. Mamma mia. Ti soffocavano con un telo. Ah, con l'acqua sopra, com'è che si chiama questa pratica? Ha Ti un legavano al nome. letto. È una tortura praticamente. Mi Il legavano al letto. water. Oddio, non mi ricordo come si chiama. Una donna morì accanto a me, soffocata dal suo stesso vomito. Era legata perché non voleva smettere di masturbarsi. Ricordo i suoi rantoli. Io urlavo, ma nessuno veniva. Tutte urlavano lì dentro, tutte. E te credo. Fu allora che vidi quella bambola. Ma non era Charlotte. No, lei non è Charlotte. Chi è questo? Chi è questo tizio, ragazzi? Non sembra un dottore. Mamma. Mio Dio. Aia. Oh. Un altro abuso? Probabilmente il primo è stato quest'uomo a Nella violentarci. solitudine di quel reparto affollato, il passato venne a ferirmi di nuovo. Lui lo portò con sé. Non mi sarei mai Potrebbe. aspettata di vederlo. Era venuto lì a ricordarmi chi ero, cosa faceva mia madre, cosa avevo fatto io. Potrebbe Sembra che la essere il mia vita qui padre. dentro abbia ripetuto quello che era stato lì fuori. La bambola, la paura. La vergogna. Avrei voluto cancellare tutto quello che facevo, e invece lo facevo di nuovo.
sempre. Nuovo capitolo 9. Wow, ragazzi, mamma mia, che brutta storia. Quell'uomo abusava sia di nostra madre, sia della nostra protagonista, di René, sia di noi. Non so se fosse il padre vero e proprio, o comunque una figura legata in qualche modo a noi, anche se in maniera decisamente negativa. Pesante, ragazzi. Vediamo un attimino cosa c'è scritto qua. Montefoscoli, 12 novembre 1939. Cara figlia mia, apprendo con grande dolore quello che è successo. Il tuo trasferimento e le tue pene sono per me motivo di grande apprensione. Ci vuole pazienza, ma vedrai che andrà meglio. Ti cureranno e guarirai. Io prego tanto, ogni giorno. Scrivimi spesso, raccontami tutto e dimmi se hai bisogno di qualche cosa. Farò il possibile. Cerca di essere forte. La mamma. Questa Ah sì, è questa. l'ultima lettera che scrisse. Ah. Una volta entrata in questo reparto, arrivò la solitudine. Dopo quella visita, non arrivarono più le lettere della mamma. Perché quell'uomo? Perché non venne lei? Ho Ok, forse non è sbagliato io, il forse. padre. Non sembrava che mi volesse abbandonare. Cosa ho sbagliato? Vorrei poterle rispondere di nuovo, ora, per cambiare le cose. Esatto. Ah, attenzione ragazzi, un attimo però, un attimino. Stiamo scoprendo parecchie cose interessanti. Effettivamente la mamma non sembrava una persona così negativa a giudicare dalle lettere che ha mandato. Probabilmente non ne sono arrivate più, non perché avesse smesso di scrivergliele la madre della nostra protagonista, Arene, ma perché probabilmente non le venivano nemmeno recapitate. Come abbiamo visto, una lettera era arrivata al dottore nell'altra stanza, però non è stata mai consegnata a René. Allora, cara mamma, ti prego fammi uscire da questo posto, mi spaventa così tanto. Mi hanno portato via tutto, tutto. Sono così sola, nessuno sa più nulla di me, è come se non esistessi, mi fanno male, tanto male. Allora, cerchiamo un attimo di metterci nei panni della nostra protagonista per quanto possibile. Mi fanno male, tanto male, non so quanto potrebbe aiutare. Genererebbe solo preoccupazione. Mi hanno portato via tutto, tutto anche. Ti prego, fammi uscire da questo posto, mi spaventa così tanto. Sono indeciso. Tra la prima e l'ultima. Sono così sola, nessuno sa più nulla di me, è come se non esistessi. Proviamo a scrivergli questo. Ok. Perché è scritto mi hanno portato via tutto, tutto? Io non ho scritto. Io non ho scelto quello. Anche la mia amica aiuta, mi fai qualcosa. Avevi ragione, lo so, ho sbagliato, lo capisco, mi vergogno tanto, sapessi. Non riesco più a vivere così senza un motivo, non riesco più neppure a piangere. Ho una paura che non riesco più a capire, è tutto confuso. Proviamo a scrivere questo. Ah, maledizione! Avete visto, ragazzi? Nonostante, ok, all'inizio credevo fosse un bug o un errore del gioco, invece è una cosa voluta. È una manifestazione della confusione dei pensieri della nostra protagonista. Non abbiamo potere di scelta in questo. Non siamo padroni, non riusciamo ad avere il controllo dei nostri pensieri, quindi a questo punto una frase vale l'altra. Ora mi saprò comportare bene e sicuro, ora andrà tutto bene, lavorerò, sarò bravissima. Non so più dire cosa mi succede, a volte non so più dove sono, vorrei solo poter morire, la sera spero sempre di non dovermi più svegliare. Loro mi odiano, lui mi odia, mi vuole uccidere, ma nessuno lo capisce, nessuno mi crede. Sì, ansie persecutorie, probabilmente amplificate dal trattamento, ma che la nostra protagonista aveva da prima di finire in questo luogo, poi questo luogo non ha fatto altro che accentuarle. Vabbè, una cosa vale l'altra, a quanto pare. Così mi avrebbe ascoltata, forse. Mi risponderà. Ok, ecco, vedete, le mani non sono le mani di una persona anziana. Cosa succede? Oddio, si era un attimo bloccato il gioco.
Allora, e dove la devo imbucare questa? Ok, qua era chiuso, mi pare, prima. Che roba è? Una specie di torcia? No, non capisco. Ok. Vediamo un attimo questo documento. Sintomologia e terapia. Specificare uno o più dei seguenti comportamenti anomali: loquace, instabile, incoerente, stravagante, capricciosa, eccitata, insolente, indocile, bugiarda, impertinente, cattiva, prepotente, ninfomane, impulsiva, nervosa, erotica, allucinata, irrequieta, ciarliera, irriverente, petulante, maldicente. Quello non riesco a leggerlo. Piacente. Cosa c'è scritto? Non riesco a leggere. Smorfiosa, irritabile, clamorosa, minacciosa, rossa in viso, esibizionista, menzognera, dedita all'ozio. Ah, ma possiamo, è vero che possiamo zoomare. Civettuola. Era irosa la parola. Di questa è ninfomana, instabile, impulsiva, allucinata, irosa, clamorosa ed esibizionista. Ed è del dottor C, lo stesso a cui è stata inviata la lettera. Siamo noi! Ah, René, diario clinico di René. Ecco, forse questa cosa avrei dovuto leggerla prima. Quindi ci consideravano instabili, ninfomani, impulsivi, allucinati, irosi, clamorosi ed esibizionisti. Vabbè, un quadretto niente male. E mo? Forse lo dobbiamo siglare in qualche modo. Le Andiamo. lettere venivano consegnate all'archivio. Loro si occupavano di spedirle. All'archivio. Dobbiamo recarci presso l'archivio, che non ho sinceramente la più pallida idea di dove possa essere. Proviamo a uscire. Ah, ora tutte le porte sono spalancate comunque. Non credo di qua. Qua mi sembra ci fossero delle vasche. Infatti, ok, come non detto. Va bene, ci facciamo il giro delle stanze delle semi agitate in cerca di indizi, magari pagine del diario. Vediamo un pochettino cosa riusciamo a trovare. Ecco, per esempio, qua. Sempre René. 10 aprile 1938. Generalità ADLT, nostra madre. E. Ok, c'è anche un nome. Bruna M. ADLT e Bruna M. Ha detto alla questura per interrogatorio 15 giugno, ore 9 e un quarto. Bruna M. Onofrio R. Visite interdette dal 13 luglio 1940. Ok, siamo rimasti veramente. Un attimo, scusate, siamo rimasti veramente parecchio qua. Perché mi sembra che fosse dal 36, forse dal 38, no, un paio d'anni almeno. Oddio. Ok, non mi aspettavo si accendesse, credevo ce la facesse semplicemente esaminare. Qua ci sono dei libri. Sì, mi disturba, ragazzi. Fa il suo sporco lavoro questo gioco, eh. Fa veramente il suo sporco lavoro. Ok, li avevamo visti dall'altra parte. Questi mobili rovesciati. Di qua forse c'è una pagina del diario. Sì, perché è illuminata. Ok. 6 su 8, dai, che ce ne mancano solo 2. Ah, aspettate, perché però non lo posso vedere? Maledizione. Eh no, mi sa che finché non li trovo tutti, veramente non si può fare nulla. Ragazzi, questi sono letti per l'elettroshock, vedete? Mamma mia. Qua cosa c'è? Niente. Ok. Aia. Avete visto? Una aveva una specie di guinzaglio. Era attaccata alla finestra con una specie di guinzaglio. Beh,
Beh, diciamo che hanno fatto bene comunque gli sviluppatori a mettere le mani avanti all'inizio del gioco, dicendo se avete qualche disagio psichico, rivolgetevi senza paura a uno specialista, perché dopo aver visto tutto questo, le cliniche psichiatriche non mi fanno più lo stesso effetto. Non mi appaiono più così rassicuranti, però no, ragazzi, ora la situazione fortunatamente è veramente cambiata parecchio, eh. Però pensare che davvero non è nemmeno passato così tanto tempo. Allora, l'archivio. Allora, guardiamo qua. Archivio, radiologia, ambulatori, degenza. Archivio pazienti al 12. Ok, laggiù in fondo. Ok, perfetto. Immagino sia lo stesso archivio in cui dovremmo imbucare la lettera, anche queste braccia. Bellissimi questi graffiti, davvero. Ok, sì. Credo Quando sia entravi in questo. manicomio, perdevi il diritto di possedere qualcosa. Tutto quello con cui arrivavi veniva impacchettato e messo qui, compresi i vestiti che avevi addosso. Nel caso un giorno fossi uscita. Troppi però non uscivano mai. Ok ragazzi, allora direi che potremmo curiosare tra gli effetti personali di queste persone, se ci ha concesso farlo. In realtà no. Cioè, sto premendo X ma non mi fa, nonostante ci sia il pallino, non mi fa esaminare un bel niente. Strano. Parecchio strano. Ok, va bene. Vorrà dire che ci faremo gli affari Deve nostri. esserci una cartella con il mio nome Ah, nell'ospedale ok. dell'archivio, qui da qualche parte. Ah, ok, dobbiamo trovare la cartella col nostro nome. Vediamo un pochino. A, B, no. Beh, li apriamo tutti? No. Magari c'è la pagina del diario, ragazzi. Io sono molto curioso. Cara madre, ti prego, fammi uscire da questo posto. Mi spaventa così tanto. Avevi ragione, lo so, ho sbagliato, lo capisco. Mi vergogno tanto, sapessi. Ma ora mi saprò comportare bene, è sicuro. Ora andrà tutto bene e lavorerò, sarò bravissima. Tua figlia René. Non evasa. Questa lettera era la lettera di René, come era stata scritta allora. Non è mai stata spedita. Perché? Perché una cosa del genere? Tra Ho l'altro, vabbè, ricevuto una vostra lettera, scusa. madre. Mi dite di avere pazienza e forza, mentre io ho solo paura e dolore. E voi non mi scrivete più. Vorrei che questo foglio potesse essere la mia anima e raccontare quello che mi succede. I bambini mi vogliono uccidere. Tutti fanno finta di niente e mi dicono cosa devo fare. Io non riesco a capire. Lei mi aiuta, ma cosa le hanno fatto? Voi me lo sapete dire? Mi aiuterete? René. Tra l'altro volevo dire, poi non volevo interrompere la voce della nostra protagonista, che parla di sé in terza persona. Ok. Montefoscoli, 7 luglio 1940. 1940. Cara figlia mia, non ho più ricevuto tue nuove, nemmeno un rigo da mesi. Non sono purtroppo nelle condizioni di venirti a trovare. Mancano i denari per il viaggio. Ti ricordi del signor Onofrio? Sarà prossimamente a Volterra per affari. Gli ho chiesto se gentilmente potesse chiedere al signor direttore di avere tue notizie.
Spero quando tornerà di ascoltare belle novità che ti riguardano. Ma tu scrivimi. Lo so che sono stata dura con te, mi devi scusare, io non pensavo. Ti ho mandato col signor Onofrio una nuova bambola. Mi hai detto che l'hai persa e so che ci tenevi così tanto. Non è bella come la tua Charlotte, ma spero che possa darti ugualmente conforto. Coraggio, figliola. Vedrai che tutto passerà. La mamma. Caspita, ragazzi, un po' di sensi di colpa da parte della madre, giustamente, direi. Montefoscoli, 12 ottobre 1940. Cara figlia, ho scritto due volte senza avere nessuna risposta. Aspetto ogni giorno una tua lettera con grande ansia. Il signor Onofrio è tornato. Ti ha portato la bambola. Ti è piaciuta? Mi ha riferito che non è riuscito a parlare con il signor direttore, ma che ti ha potuto vedere. Prego per te ogni giorno. Anche Don Gino ha pregato per te durante la messa domenica. Pensa che bello. Ho deciso, René. Ti riporto a casa. Ho già scritto al signor direttore e gli ho detto che mi prenderò cura io di te. In questo momento mi trovo malata e non posso lavorare, ma guarirò presto, vedrai. E appena potrò affrontare il viaggio ti verrò a prendere. Lo so che stai soffrendo tanto, ma resisti, ti prego. Ok, ragazzi. La mamma ci verrà a prendere, vero? La mamma è buona, ma non sta bene. Ecco perché era venuto quell'uomo. Ci ha anche mandato la bambola. Avrei potuto giocarci e parlarci aspettando che lei venisse. Ma René non l'ha mai avuta con sé. Forse è stata sequestrata come tutto e sarà chiusa qui, da qualche parte. Ok, forse adesso possiamo esaminare gli scaffali. Comunque, quell'uomo che vedevamo dal letto, quello di cui René non si fidava, era il signor Onofrio, che non vorrei aver capito male, ma era quello che ci aveva violentato da piccoli. Da piccole. Che probabilmente abusava anche di nostra madre. Non so, forse la mia è un'interpretazione frettolosa, però mi pare di aver capito così. Naturalmente voi nei commenti fatemi sapere se avete colto la stessa cosa, perché chiaramente è anche difficile fidarsi un po' delle parole di René e delle sue percezioni. Ok, ci ha spostato lo sguardo verso l'alto, quindi no. Dove può essere la bambola? Dobbiamo prendere le scale? Sì. Ok. Sarà qua? Sì, René. Perfetto. Ok. Ora possiamo aprire il fagotto su quel tavolo, davanti alla finestra. D'accordo. Qua ci dovrebbe essere la bambola che non ci è mai stata consegnata. Ci serve un coltello, però, direi. Oh no, possiamo scartarlo normalmente. Cosa c'è? Ah no, no, l'ha già aperto. Ci sono delle scarpe, un ciondolo. Che guidi il tuo cammino e ti tenga lontana dal peccato, ma mamma. La Madonnina. Maria Vergine Addolorata. Ale. Questa sarà la bambola. E dai, con queste scarpe. E perché mi prendi le scarpe? Vorrei vedere quella bambola. Visto? La mamma era buona. Io ero cattiva. La mamma si era preoccupata per René. Per Charlotte. Charlotte. Io l'ho abbandonata. L'abbiamo abbandonata. Ok, no, adesso torniamo subito a vedere come sta. No problem. Volevo anche vedere questo ciondolo. Ecco, sì. Sempre la Maria Vergine Addolorata. Ok. René, 18 gennaio 1935. Allora, dobbiamo tornare da Charlotte, che fortunatamente mi ricordo dove si trova, e poi direi Cerchiamo che potremmo l'abbiamo abbandonata. Chiudere il video, salvo Sarà colpi di scena. Dove l'abbiamo lasciata, sotto le luci calde. Ma dovrebbe. Sarebbe un problema se non ci fosse più. Sarebbe veramente un grosso problema. Sì, ok, è sempre qua.
sotto le luci calde. Vediamo un pochettino che succede, un altro flashback, credo. Non sappiamo chi ci sta spingendo, ma questi flashback sono veramente inquietantissimi. Ci stanno portando nel reparto semi-agitate? Forse no. Aia, iniezione. Brutto, schifoso. Lui è quello che ci ha violentato. Non ho fatto niente. Mamma mia. Ho solo obbedito. La mamma non ci lascia. Charlotte è andata via. La mamma ci piace. Charlotte non ci vuole bene. Charlotte. Anche se siamo la mamma. Ho solo obbedito. Ci vuole bene. Non ho fatto anche se siamo la Charlotte è andata via. Ho solo obbedito. Charlotte è andata via. Non ho fatto la mamma non ci lascia sola. Ci vuole bene. Ho solo obbedito. Anche se siamo la mamma. Charlotte è andata via. Ci vuole bene. La mamma Charlotte è andata via. Charlotte la mamma non ho fatto Charlotte ci vuole bene. Charlotte anche se siamo la mamma. Ho solo obbedito. Ci vuole bene. Non ho fatto anche se siamo la mamma. Aia. Ho solo obbedito. Qui è dove c'era l'elettroshock. Ho solo obbedito, anche se siamo la mamma. Charlotte è andata via. Ci vuole bene. La mamma Charlotte siamo la mamma. Charlotte siamo la mamma. Non ho fatto niente. Non ho fatto niente. Merda. Qui è dove fanno l'elettroshock, temo, ragazzi. Cosa possiamo fare? Niente. Ecco sì. Porca vacca, ragazzi. No, no. Vi prego. Ci stanno portando dentro. Sì. Sentite questi urli. Quello sarà il dottor C. Oddio mio. Oh mio Dio, ragazzi. Mamma mia. Guardate la visuale. Wow. Possiamo fare? Niente, siamo completamente impotenti in questa situazione. Mollaci. Eccoli qua, le bobine. Vedete? Lo aziona da lì. Ragazzi, sono pietrificato, ve lo giuro. Ecco qua. Merda. Ecco qua, Ale. Mamma mia. Ce l'hanno fatta vivere proprio in prima persona, eh? Capitolo 11. Con questo fischio nelle orecchie. Ah, mamma mia, mi fa male. Dio santo, mi sono tappate le orecchie anche nella realtà. Mamma mia, ragazzi. Pesantissimo, pesantissimo. Bene, io penso che siamo giunti ormai più o meno alla conclusione di questo titolo. Non so esattamente quanto manchi, in realtà potrei scoprirlo spulciando il menu, andando alla voce capitoli,
ma non voglio farlo, per cui il prossimo video potrebbe essere estremamente breve oppure di una durata media come sono stati i video finora, non lo so. In ogni caso direi che questo è un buon momento per terminare la partita, almeno da parte mia, anche perché non me la sento troppo di andare avanti. Mamma mia, quanto è stato intenso. Uff. Ragazzi, davvero un viaggio esperienziale, quasi un'esperienza sensoriale, direi. Mamma mia, la potenza del gaming. Lo ripeto, l'ho detto anche alla fine dello scorso video, secondo me si possono veramente fare grandi cose quanto terribili sfruttando questo medium anche per insegnare qualcosa. Io vi saluto, vi invito come al solito a lasciarmi un commento, alla prossima ragazzi, probabilmente con la conclusione di questo interessante quanto angosciante Vetown of Light. Alla prossima ragazzi, Dereshi.